Siamo partiti male con errori ingenui e siamo andati meritatamente in svantaggio perché il Gubbio ha fatto meglio di noi nel primo tempo. Poi mi piace tenermi la grandissima reazione perché insomma alla fine avevo più la sensazione di poterla vincere piuttosto che perderla. È peccato anche per un episodio insomma, che l'arbitro non ha visto, ma c'era un calcio di rigore. Un fallo di mano di Migliorini netto, insomma. Però ecco, penso che poi nel computo della partita, primo tempo meglio il Gubbio, il secondo meglio noi, e quindi penso che il pareggio poi in definitiva sia giusto. Non c'era nessun tipo di avvisaglia di questo genere di approccio sui primi palloni, perché sono stati evidenti, sono stati errori ingenui che solitamente non commettiamo, quindi dobbiamo migliorare. E analizzare il perché di questi primi minuti che sono stati, ci hanno precluso anche magari di poter vincere la partita, perché andare sempre sotto di due gol poi non è nemmeno semplice recuperarla. Dall'altro, ormai abbiamo raggiunto una maturità tale che le partite le giochiamo fino alla fine, anche quando sembrano che le abbiamo perse, riusciamo a tenerle in vita dando continuità al nostro gioco perché crediamo in quello che facciamo e riusciamo anche ad avere la forza mentale di crederci nel poterle anche ribaltare. Quindi gli errori saranno analizzati, dall'altro dobbiamo continuare a proseguire su quello che stiamo facendo perché ultimamente stiamo facendo bene. Una partita dominata nel primo tempo, solo una squadra in campo, questo è il mio. Poi dopo sono venuti fuori loro, ma gol su errori nostri, non per bravura del Teramo. Noi all'andata male, oggi noi superiori. Poi lei mi dirà 2-2, potevamo anche vincerla. Noi a Teramo abbiamo fatto una brutta partita, oggi invece no. Purtroppo in questo periodo commento sempre partite, cioè prestazioni positive, ma non riusciamo a vincere. Il primo tempo siamo andati sotto subito, come ci era già capitato in un'altra partita, però è già la seconda partita e riusciamo a riprendere il secondo tempo. Questo vuol dire che la squadra è unita e vogliamo a tutti i costi il risultato ogni volta. Il secondo tempo credo che ci fosse un rigore netto, quindi potevamo pure vincerla, ce lo meritavamo. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo preso un punto che all'inizio della partita sembrava quasi impossibile, però vuol dire che la squadra c'è, è viva, perché è già il secondo risultato, andiamo sotto 2-0 e rischiamo di ribaltarlo, quindi vuol dire che l'unione della squadra è importante.